Allora, spero che tutti quanti vediate la lavagna, la linea, eccetera. Allora, sostanzialmente il nostro obiettivo è quello di fare un ripasso, diciamo, di goniometria. E naturalmente poi arrivare anche al completamento della goniometria. Allora, ricordatevi che la goniometria diventa uno strumento fondamentale per il prossimo anno che sarete in quinta, va bene? Così come sapete che è uno strumento fondamentale la capacità, diciamo, di risolvere equazioni di secondo grado, equazioni e disequazioni razionali in valore assoluto, eccetera. Cioè, praticamente rappresenta uno strumento essenziale per poi l'esame di quinta e poi naturalmente per i vostri futuri studi scientifici. Ok? Allora, noi che cosa abbiamo visto l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo visto la definizione delle funzioni goniometriche. Va bene? Definizione delle funzioni goniometriche, quindi in particolare abbiamo visto le seguenti funzioni, quindi y uguale al seno di x, y uguale al coseno di x, y uguale alla tangente di x. Va bene? Quindi queste sono le tre funzioni che abbiamo definito. Abbiamo visto che la loro definizione deriva dal teorema di Thalese, no? Dalla similitudine dei triangoli. Ok? Dai criteri di similitudine dei triangoli. Va bene? Inoltre abbiamo anche disegnato i grafici di queste funzioni, no? Disegno magari il grafico della funzione seno, anche delle altre, tanto un ripasso. Allora, abbiamo visto che la funzione seno è sempre compresa tra meno 1 e 1. Va bene? Quindi è fatta così. Va bene? Allora, il primo 0 si trova a 0, il secondo 0 si trova a 180 gradi, ovvero pi greco, no? Ricordate pi greco? Il secondo 0 a 2 pi greca e così via. Mentre invece sapete che il valore 1 si ottiene per 90 gradi, quindi pi greca mezzi, mentre il valore meno 1 si ottiene quando l'angolo è 3 pi greca mezzi. Ok? Questa curva si chiama anche sinusoide. Va bene? Il fatto che la funzione sen x sia compresa fra meno 1 e 1 ci porta a dire in sostanza che il modulo del seno di x è minore o uguale di 1. Naturalmente potrei anche scrivere minore uguale di 2. Se è minore uguale di 1 è ovvio che è anche minore uguale di 2, però diciamo la minima limitazione che si può dare al seno è attraverso 1. Ok? La stessa cosa, vi ricordo, vale per il coseno. Anche il coseno è il modulo minore uguale di 1. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se uno ti chiede a determina l'angolo x per cui il seno vale 3, non hai bisogno di dire nulla, questo è, non esiste x, è impossibile. Ok, quindi questo, attenzione, è molto interessante, no? Però poi dovete stare sempre attenti perché se dovesse capitare una diseguaglianza di questo tipo, seno di x minore o uguale di 3, che cosa dite? Sempre, ok? Quindi per ogni x, eh? Ok? Quindi non dovete dire è impossibile, ma per ogni x. È chiaro che se invece avessi scritto seno di x maggiore o uguale di 3, allora sarebbe stato impossibile. Ok? Allora, disegniamo magari il grafico della funzione coseno di x. Vedete, adesso i raggi solari iniziano a
quindi allora, diciamo, limitiamola sempre tra 1 e meno 1, quindi disegniamo sempre queste barre orizzontali e poi dopo. Ok? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che diciamo, il coseno y uguale a coseno di x, mentre questo invece è y uguale a seno di x, il coseno assume il primo zero in pi greca mezzi, assume il secondo zero in 3 pi greca mezzi, assume il valore 1 in 0, assume il valore meno 1 in pi greca e assume nuovamente il valore 1 in 2 pi greca. Bene? Quindi questo è il grafico del coseno. Allora, state attenti perché sto richiamando questi grafici? Perché ad un certo punto cercheremo di disegnare i grafici delle funzioni goniometriche quando l'argomento subisce una trasformazione, no? Per esempio, uno potrebbe dire, visto che sai disegnare y uguale a seno di x, disegnami y uguale a seno di 2x. Come si disegna? Questo lo vedremo poi in seguito. Invece ricordatevi che la tangente di x può assumere qualsiasi valore. Quindi, quando una funzione può assumere qualsiasi valore, è chiaro che è illimitata. Va bene? Quindi, quando può assumere qualsiasi valore, è chiaro che è illimitata. Inoltre, c'è una differenza sostanziale tra seno, coseno e tangente. Perché? Perché mentre il seno... C'è qualche problema? Ma chiedete, ragazzi, dovete fermarmi. Non è che ci sono dei problemi. Fermatevi, siamo anche in pochi, quindi cioè, ancora meglio. Ricordatevi che il seno e il coseno è sempre definito, no? Qualunque angolo dato al seno e al coseno, non ci sono problemi. Invece la tangente, sapete che non è definita per certi valori, no? Per esempio, siccome la tangente di x, abbiamo detto, è anche definita come il seno di x fratto il coseno di x, è chiaro che deve essere coseno di x diverso da 0. Perché se no il denominatore è 0 e quindi non è definito. Allora, qualcuno si ricorda quando il coseno di x è diverso da 0? Quando x è diverso da? Allora, la vostra compagna giustamente... No. Che raggiunge o pi greca mezzi o 3 pi greca mezzi, però tra pi greca mezzi e 3 pi greca mezzi c'è uno sfasamento di pi greca. E allora, diciamo, interpretando quella che voleva dire la vostra compagna, anche legata alla periodicità, x è diverso da pi greca mezzi più k pi greca con k appartenente a z. Signorina, quest'anno dobbiamo, se è una persona in gamba, intelligente, devi... Ok? Bene, allora, va bene? Quindi è una funzione illimitata. Allora, io direi di fare il grafico della tangente, così lo ricordiamo. Io purtroppo... Disegniamo a questo punto la tangente. Allora, come ha detto la vostra compagna, in pi greca mezzi non è definita, quindi vedete, faccio una barra verticale, in 3 pi greca mezzi non è definita, quindi questo è 3 pi greca mezzi, questo è pi greca mezzi, e allora, diciamo, possiamo immaginarla così. Ok? Mettiamo qui meno pi greca mezzi.
Ecco, non so se vedete, ma la funzione tangente di x fotografata fra meno piegamenti e piegamenti viene replicata sia a destra che a sinistra. Ok? Bene. Ricordiamoci la periodicità. Abbiamo detto l'anno scorso che il seno e il coseno sono funzioni periodiche di periodo 2π greca, no? Dopo 360 gradi, il seno e il coseno acquistano lo stesso valore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu fai seno di x più 2 kappa di greca, attenzione con k appartenente a z, ottieni il seno di x. Ok, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il seno di 390 gradi è anche uguale al seno di 30. Il seno di 30 quanto vale? Vai. Allora, 0, 1, 1 mezzo, vale 1 mezzo. Ricordiamoci che il seno di 0 vale 0 e il seno di 90 gradi vale 1. Bene? In modo perfettamente simile, il coseno di x più 2kπ greca è uguale al coseno di x. Ricordatevi sempre k appartenente a z. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu al posto di k metti un numero reale qualsiasi, non è affatto vero. K deve essere un intero. Allora, siccome la tangente è il rapporto fra il seno e il coseno, allora anche la tangente di x più 2k π greca deve essere uguale alla tangente di x. Però, per la tangente si può dire qualcosa di meglio, no? Possiamo rimuovere il 2, perché mentre seno e coseno sono funzioni di periodo 2π greca, la tangente è periodica di periodo di pi greca, ma addirittura è periodica di periodo pi greca. Quindi si può fare di meglio, eh? Posso togliere questo 2 per la tangente. Ok? Bene. Vediamo alcune formule fondamentali. Si vede? Se uso il bianco, forse il bianco si vede meglio. Poi dipende dalla zona. Alcune formule fondamentali. Bene, allora ricordiamoci il teorema di Pitagora in forma trigonometrica, forma goniometrica, quello che volete, che dice che il seno al quadrato di x più il coseno al quadrato di x è uguale a 1 per ogni x. Poi naturalmente ci ricordiamo l'altra formula, cioè il tangente di x uguale a seno di x fratto coseno di x. Attenzione, per ogni x
appartenente ad R meno pi greca mezzi più 2k pi greca con k appartenente. Ok? Vedo qui nel formulario che non ci sono le formule che avevamo visto, alcune formule che abbiamo visto l'anno scorso, mi sbaglio. Sì, no, quelli prostaferesi vanno bene, ma io intendevo dire, andiamo a vedere, quelle in cui diamo il seno e il coseno e bisogna determinare la tangente oppure il, cioè date due funzioni goniometriche, vediamo se ci sono. Vabbè, non le trovo. Allora, voi sapete che un primo problema che noi abbiamo risolto è stato il seguente. Dato il valore di una funzione goniometrica, e attenzione, e l'appartenenza dell'angolo al quadrante, perché vi ricordate che se noi conoscessimo soltanto il valore della funzione goniometrica, allora non saremmo in grado di determinare il valore delle altre due. Quindi è x appartenente, lo scrivo genericamente, a quadrante, allora determinare le altre funzioni goniometriche. Ok? Questo diciamo è il nostro obiettivo. Poi io vi lascio un esercizio, no? Vi provate. Allora, attenzione, dovreste avere da qualche parte le seguenti formule. Se conosciamo il seno, determiniamo il coseno e la tangente, questo è abbastanza semplice, no? Perché il coseno è più o meno la radice quadrata di 1 meno seno quadrato. Quella più difficile è se conosciamo la tangente, dobbiamo determinare seno e coseno, però dovreste averla questa formula. Se no devo ricavarla perché a memoria non la ricordo. Allora, vediamo questo esercizio, anzi questi due esercizi, così vi rilassate un attimo. Esercizio 1, se seno di x è uguale ad un terzo, metto in guardia il mio amico MV, non devi usare la calcolatrice per trovare x, perché? Perché la calcolatrice ti dà un valore approssimato di x. È come con la professoressa del biennio, tu la radice di 2 l'avessi approssimata con la calcolatrice. Ti cantava un urlo che tirava giù il palazzo. Ok, qui è la stessa cosa. Se tu vai a determinare la x, ti viene un numero con la virgola approssimato. Quindi, in questi esercizi non devi usare la calcolatrice, ci saranno degli esercizi in cui la calcolatrice la devi usare. Che si ti dà un triangolo in cui un lato è 1,5, l'angolo è 3,7, è ovvio di usare la calcolatrice per determinare gli altri. Quindi se seno di x è uguale a un terzo e x appartiene al secondo quadrante, determinare cos x è tangente di x. Il secondo esercizio è questo. Se tangente di x è uguale a 10 terzi e x appartiene al terzo quadrante, attenzione che la tangente nel terzo quadrante è positiva perché il seno è negativo e il coseno è negativo, allora determinare seno di x
Va bene? Quindi un po' di tempo per risolvere questo. Bene, allora, dopo aver visto questi esercizi, diciamo, fondamentali, eccetera, allora passiamo a quelli che sono gli archi associati. Abbiamo visto le formule sugli archi associati. Allora, ecco, non sto a riscrivere, diciamo, le formule degli archi associati, eccetera, però vi consiglio adesso di tenerle sotto mano, cioè usare eventualmente il cellulare oppure se volete fare una foto direttamente sul libro, eccetera. E proviamo a fare, diciamo, qualche esercizio sugli archi associati. Lo facciamo insieme l'esercizio 411 a pagina 751. Allora, dov'è qua? Allora, 1 meno il coseno di 8 pi greca meno alfa diviso il seno di meno 4 pi greca meno alfa per il coseno di 6 pi greca meno alfa più tangente di alfa meno 3 pi greca più 1 meno coseno di 10 pi greca meno alfa fratto la tangente di 7 pi greca più alfa. Va bene? Quindi questa è un'espressione, diciamo, goniometrica. Va bene? Dobbiamo applicare le formule degli archi associati, eccetera, per trasformarla in una forma semplice. Allora, quello che bisogna. Allora, io ho già visto il risultato. Quindi, se volete, quello che bisogna dimostrare è che tutta questa espressione qua è uguale al seno di alfa. Va bene? Allora, questo esercizio non ha nulla di profondo, ok? Nel senso che molti didattici della matematica ritengono che questo esercizio sia un esercizio stupido. Ma probabilmente è anche un esercizio stupido. Però attenzione, quando uno risolve un problema di matematica o di fisica o di ingegneria, eccetera, a volte, nell'applicare i metodi vengono fuori delle espressioni di questo tipo. E sarebbe davvero sconcertante se uno, arrivato a questa espressione, decidesse di lasciarla così. Perché? Perché non avendo mai visto esercizi di semplificazione, naturalmente non sa che cosa fare. È chiaro? Quindi l'importanza di questo esercizio è questo. Se tu risolvi un problema complicato e ti capita l'espressione in bianco, non capire che il seno di alfa, secondo me, è un grande peccato. È chiaro? Bene. Allora, detto questo, cerchiamo di risolvere questo esercizio. Non è che passeremo, come quando io ero studente, un'intera annata su questi argomenti. Adesso non è più così, però un minimo dobbiamo saperlo fare. Ora, attenzione, ogni volta che vediamo multipli pari di pi greca, nei seni, nei coseni, dobbiamo ricordarci la periodicità. Così come ogni volta che vediamo dei multipli dispari di pi greca, dobbiamo ricordarci la periodicità della tangente. Quindi coseno di 8 pi greca meno alfa è coseno di meno alfa, perché 8 pi greca è un multiplo di pi greca. Ok? Quindi questo qui lo posso anche togliere. Analogamente il seno. Lo possiamo anche togliere questo meno 4, perché è un multiplo pari. Analogamente il coseno è un multiplo pari.
Analogamente, il 10 pi greca è un multiplo pari. Invece, nella tangente, vedete, c'è quel meno 3 pi greca e quel 7 pi greca. Siccome la tangente è periodica di periodo pi greca, è chiaro che anche meno 3 pi greca lo possiamo togliere. Va bene? Allora, io vi pregherei di non fare quello che ho fatto io, diciamo, ma a rigore uno dovrebbe riscrivere, no? Scrivendo 1 meno coseno di meno a. Io l'ho fatto solo per non andare su un'altra pagina. Bene. Adesso vedete che abbiamo tanti coseni di meno alfa, seni di meno alfa, e dobbiamo ricordarci le formule degli archi associati che ci dicono che il seno di meno alfa è uguale a meno seno di alfa e il coseno di meno alfa è uguale al coseno di alfa. Fatevi un bel formulario, quando fate gli esercizi li avete sotto mano, eccetera, però poi dovete imparare. Allora, coseno di meno alfa diventa meno coseno di alfa, quindi abbiamo 1 più coseno di alfa. Il seno di meno alfa, no, scusate, ho detto una cavolata. Quando parlo devo anche pensare, coseno di meno alfa e coseno di alfa, quindi rimane 1 meno coseno di alfa. Il seno di meno alfa diventa meno seno di alfa, il coseno di meno alfa diventa coseno di alfa, quindi meno seno alfa per cos alfa. Poi c'è un più tangente di alfa. E qui sono dell'idea di scrivere tangente di vai. Meno seno di alfa per coseno di alfa. Sì, non si vede. Hai ragione. Proviamo a. Meno seno di alfa per coseno di alfa, va bene. Adesso mi sembra chiaro che la tangente debba essere scritta come seno fratto coseno, perché se no non ci siamo. Quindi più seno alfa fratto coseno di alfa, più coseno di meno alfa e coseno di alfa, quindi 1 meno la tangente diventa seno di alfa per coseno di alfa. Bene, avete tempo 2 minuti per fare il minimo comune multiplo e dimostrare che l'espressione di destra è uguale al seno di alfa. Allora, provo a farlo io, continuo io. Allora, minimo comune multiplo tra sen alfa cosalfa, cosalfa sen alfa e sen alfa per cosalfa, no? Poi qui scriviamo cosalfa meno 1, perché qui c'è un meno, più seno al quadrato di alfa, perché sen alfa per cosalfa diviso cosalfa sen alfa, sen alfa per sen alfa, più coseno al quadrato di alfa per 1 meno coseno di alfa, o no? Mi sembra di sì. Allora, quindi sviluppiamo, quindi uguale. Allora, cosalfa meno 1 più il seno al quadrato di alfa più coseno al quadrato di alfa meno il coseno al cubo di alfa. Adesso seno al quadrato più coseno al quadrato è uguale a 1.
1 meno 1, 0. E quindi viene fuori senalfa cosalfa meno coseno al cubo di alfa. Adesso raccogliamo un cosalfa. E come fa la settimana enigmistica, no? Cosalfa 1 meno coseno al quadrato di alfa. Cosalfa e cosalfa va via. 1 meno coseno al quadrato di alfa, il seno al quadrato di alfa, tratto senalfa, e quindi rimane senalfa. Ok? Faccio solo un'osservazione su questo esercizio. Se ci pensate bene, noi abbiamo risolto questo esercizio senza fare alcun campo di esistenza. Va bene? No, lo capisco che quest'aula è... Allora, di fatti. Anche a me arriva così. Allora, ripeto, abbiamo fatto l'esercizio senza fare il campo di esistenza, perché l'esercizio non ce lo chiedeva, però ricordiamoci che a rigore sarebbe stato necessario fare il campo di esistenza, però non lo facciamo in questo genere di esercizio, perché sennò diventa particolarmente lungo. Allora, vi lascio gli esercizi per la prossima volta, ok? Se sentite i vostri compagni che sono in Francia, ditegli che non li scrivo sul registro, ma sono scritti alla fine dei miei video. Allora, facciamo un piccolo ripassino. Allora, la pagina 731, volume 3B. Ragazzi, questo qui è il volume che utilizzeremo ancora, perché non l'abbiamo ancora completato. Volume 3B, allora, un esercizio semplice, il 99, non usate la calcolatrice per farlo. Poi il 103C sui triangoli rettangoli, questo dalla prima dovreste saperlo fare. Centoventotto. Duecento dieci. Duecentoquattordici. Duecentoventitré. Attenzione che poi la prossima volta ne correggiamo alcuni, eh? Trecentocinquantaquattro. Gli ultimi due. 424. 425. Ok. E adesso ne discutiamo.